Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui come Velox. E oggi raga, oggi è lo Sniper Day, il che non vuol dire un cazzo fondamentalmente, però è un giorno in cui giocheremo con lo Sniper. È uno di quei giorni in cui ho voglia di giocare col cecchino, ho fatto qualche partitina di riscaldamento. Diciamo che lo shot c'è, è rimasto sempre il sol. No, ho quittato per sbaglio. Anzi, facciamo una roba, andiamo in dominio, perché ogni volta faccio sto cazzo di deathmatch per fare prima a trovare le partite, visto che ci mette 6 ore altrimenti. Vediamo se me le trovo al volo. Ok, ho trovato una partita ragazzi, Slums Dominio. Dicevo, ultimamente faccio molto spesso deathmatch perché trova le pete molto più rapidamente. Molto più rapidamente. Però sto giro, dai, fammi un bel dominio, così almeno abbiamo una parete intera da giocare. Ho la cannoniera come streak, raga. Non la piglierò mai. Mai, mai e poi mai. Più che altro perché questa mappa non è che vada proprio benissimo per lo sniper. Cioè, è buona come mappa, è una Slums, è una top map. Però oggettivamente ci sono molti gunfight da vicino. E io col cecchino da vicino, sapete che sono un pochettino carente. Ecco, non sono proprio il top. Vabbè, comunque ci proviamo. Proviamo, vediamo cosa riusciamo a combinare, ragazzi. Let's go. Tra l'altro ho fatto male la classe. Ho un cosa ancora, un punto coso ancora libero, un punto classe ancora libero, inutilizzato. Avrei potuto mettere qualcos'altro. Però sti cazzi. C'è nessuno qui? Ok. Minchia, questo è cattivissimo, raga. Ti fermi, però. Cattivissimo. Minchia, raga, ho già capito come va a fine sta partita. L'ho già capito. Poi becchiamo lo spawn in teoria. Muori. E arriva uno da dietro. Va bene, mi sto già triggerando. Perché mi spara sul cadavere questo ritardato, raga? Ma che problemi ha Sloshed Monkey? Mi ha sparato un caricatore sul cadavere, ma dopo avermi ucciso di spalle. Porca troia. Ti vuoi fermare? No, però no, eh. Hitmarker così no. Quella era la pipa che mi ha sparato sul cadavere. Ok. Ah, va bene, va bene, va bene. Non sta andando male. Cioè, nel senso, questo succhia e basta, questo monkey. Ricognitosa. È lui che sto vada dietro. Fatto una sfida con sto qua, raga. Secondo me è italiano. Cioè, penso. Sarà qualche mongolo che mi sta sul cadavere per farsi vedere. Ogni tanto capita, raga. Anche prima entro in una partita. Dominio veterano. Ok, immaginatevi la scena. Volevo provare un'arma in veterano per vedere quanto effettivamente shottasse. Vado in veterano. Beh, questo italiano che giocava, dava l'anima praticamente, mi ha sparato sul cadavere dopo avermi ucciso di spalle. Una roba di un cringe. Cioè, capito? Cioè, a sfregio dopo avermi ammazzato di spalle in veterano tirandomi un colpo. Ok, va bene. Muori. Sto facendo cagare, 11-6. Devo darci una piccola sveglia, raga. Sto arrivando con la macchina di merda. Quando è finita così, lo sapevo che sarebbe finita così. Ah. Ok, proprio questa mappa non sarebbe andata benissimo, lo sapevo. Ma questo monkey, raga, ma quanto sta ciucciando da 1 a 1000? Muore e basta, cioè. Mi ammazza qualche volta, ma diciamo per grazia divina. Guardalo, cioè. Ciuccia e basta, mamma mia. Ok. Muori ancora, monkey. Ah. Bene, bene, bene. Sono curioso di sapere veramente di dove è sto tipo. Adesso lo andiamo a vedere, intanto che c'è la clip di merda. Voglio vedere, per curiosità, perché secondo me non... Cioè, mi sembra strano se italiano che si chiama in questo modo qua. Il nome è troppo strano, capito? Un po' complesso per essere italiano. Soprattutto gli italiani, se mettono nomi inglesi, mettono cose più banali. Tipo XXX, Dark King, Dark Lord, cose del genere. Minchia, veloce la Play 4 a caricare, raga. Mamma, una lentezza unica. Dai. Mamma, che schifo. È italiano. Morto, è un italiano, raga. Ecco perché ha sparato sul cadavere. Vabbè, meglio così. Muore. Uccisione. No. Vabbè, ragazzi, guarda questo vergine nel corner, però. Col mitraglione termico. Muore. Ma ne è uno dietro. Ma che cazzo. Ok, andiamo un po' a sfondamento con quest'arma, con l'an. Comunque, cioè, ve lo giuro, una sfiga sta partita. Mamma mia. Muore. Nemico a terra.
Oh mio Dio, raga, le mine pure. No, io non ci credo. Ma cosa sto giocando? Uno. Cazzo. Mi hanno chiamato l'elicottero, non ho parole. Devo aspettare che se ne vada sta merda di elicottero. Mamma, raga, lo stavo gannando, mi sento male. Beh, non c'è problema, rimediamo subito. Cazzo. Raga, è una partita proprio marcia questa qua. Cioè, stiamo facendo 30-15. Però è tipo una battaglia con sto tipo. Che mi ha mancato il rispetto con quel booty shooting. Quindi, chiaramente, continua la sfida. Muore. Ok. Che questo è proprio un babbo comunque, eh. Fa solo cose stupide. Non ne fa una giusta di movimenti nella mappa. Ammazza l'alleato, bravo. Ecco lì di nuovo. Sì, domani. Ok, abbiamo quasi vinto, raga. No, no, mi ha pushato. Grazie, alleato. Guardate che vinciamo e che killiamo quello là. Quello c'ha il Titan qualcosa. Un killato pure, godo. Collatero. Sarò spietato. Io ho fatto anche un collaterale in mezzo, raga, morto. No, la mira assistita di merda mi ha trascinato. Streak. Godo, streak. Godo un botto. Proprio godendo. E vabbè, l'abbiamo rovinato, ve lo giuro, cioè. Facciamo un rampart. A malapena sta facendo positivo, cazzo. A malapena fa positivo. Però voi non sto godendo in questo momento. Muori ancora. Tripla. Ok. Un altro. È proprio mangiati, ragazzi. Cioè, non c'è molto da dire. Nemico abbattuto. Ah. Endati proprio. Endati, ragazzi. Andata piano come partita, ma gliel'abbiamo proprio messo in bocca. Let's go, let's go, let's go. Mo' per curiosità voglio guardare quanti... La Nemesi, no? Quante volte... Sicuramente sarà lui la mia Nemesi. Quante volte l'ho ucciso io e quante volte mi ha ucciso lui. Intanto qui ci gustiamo questa bella clip. Abbiamo fatto un bel collateral, raga. Uno. Due. No, non era il collateral questo qua. Bella sta... Abbiamo fatto tipo due triple feed, mi sa. Almeno due triple feed le abbiamo fatte. Va bene, va bene, va bene. Giustizia è stata fatta. Giustizia è stata fatta. Vediamo un pochettino. Ah, raga, l'ho ucciso 19 volte e lui mi ha ucciso 7 volte. Un po' di... col cecchino oltretutto. 19-7. Non saprei, raga. Un gap di 12. L'ho ucciso 12 volte in più. Spero che avete apprezzato questo video. Punirne uno per educarne tanti. No, sto scherzando ovviamente. Però, a parte le cazzate, cioè, allora, magari sarà, sembrerà una cosa stupida questa cosa. Sembrerà magari esagerato avviare questa competizione con uno che ti spara sul cadavere. Però, oggettivamente, è nel gergo di COD una mancanza di rispetto, ok? Non è che ti offendi se uno ti spara sul cadavere. Però è un tipo un... È tipo un... Non te lo spiegare, è una sfida. Cioè, lanci la sfida a qualcuno quando ti spari sul cadavere, no? È questo il senso. Ripeto, non è che ti offendi, però comunque raccogli la sfida e dici ok, vuole fare il figo, a posto. E niente, questo ve lo sto spiegando perché magari qualcuno pensa ma come, ti ha solo sparato sul cadavere, non ha senso incazzarsi. Mica mi sono incazzato, semplicemente nel momento in cui lui spara sul cadavere ti sta appunto sfidando quasi, ti sta dicendo tipo io sono meglio di te, ti sputa sul corpo, ti caga sul corpo, no? E quindi tu o la accetti oppure te ne vai coda tra le gambe. In questo caso coda tra le gambe è un cazzo. Detto ciò ragazzi, spero avete apprezzato, lasciate un bel like, ci becchiamo alla prossima, bella, ciao.